Per sapere come è nato l'universo, in realtà quello che dobbiamo studiare è come l'universo si è sviluppato nel corso del tempo. Dalle osservazioni che abbiamo oggi, quello che sappiamo è che l'universo si sta espandendo, l'universo diventa sempre più grande via via che il tempo passa. Ma allora se giriamo le lancette dell'orologio, l'universo diventerà via via sempre più piccolo. Se immaginate di stringere l'universo in uno spazio piccolissimo, ecco, lì l'universo diventerebbe caldissimo, super addensato. Quella è la fase che scienziate e scienziati oggi chiamano fase del Big Bang. Questa fase in realtà è stata preceduta da un altro momento chiamato inflazione, in cui l'universo si è gonfiato molto velocemente. Ci sono altre teorie che possono spiegare la nascita e la vita dell'universo, anche se al momento non sono molto diffuse nella scienza, perché quella dell'inflazione e del Big Bang sono le teorie dominanti. L'altra teoria che possiamo ricordare è la teoria dell'universo ciclico, che immagina l'universo come una serie infinita di ripetizioni di espansioni e contrazioni. L'universo una volta era molto piccolo, si è espanso, poi si è contratto, poi si è di nuovo espanso e noi ci troviamo all'interno di una di queste espansioni. Queste teorie ci dicono che potrebbero esserci tracce in ciò che vediamo di questa successione di espansioni. Però per ora non siamo ancora riusciti a misurarle.